Chiamo allora, grazie Camilleri, gli altri protagonisti del terzo appuntamento, il senatore Altero Matteoli, salutiamo, il governatore della Regione Lombardia Roberto Formigoni. Siamo qui, bisogna reintrodurre di qua. Io so, guarda. Sì, va bene, almeno, ma io lo metto là adesso. Zoppo. Bene, la proposta editoriale con la quale concludiamo questo pomeriggio di presentazione di libri riguarda il libro Risorsa Ambiente, un viaggio nella cultura del fare di Altero Matteoli. È un'intervista di Folco Quilici al senatore Matteoli, che ringraziamo molto per la sua presenza. Ne parlano con lui il governatore della Regione Lombardia Roberto Formigoni, che abbiamo salutato, e non avevo annunciato Cesare Cavalleri, che è il direttore della casa editrice Ares, che ci propone in ogni anno del meeting sempre nuove proposte editoriali molto interessanti, e con questo libro in carta, mi pare ecologica, giustamente legata anche al tema, ci propone una riflessione su un argomento non sempre collocato nella sua giusta angolatura, anche per tradizioni, o meglio retroterra recenti di attenzione al problema dell'ambiente, che non chiariscono il suo nesso importante con la vita dell'uomo, con la vita della società, e quindi anche non mettono bene in luce le reali problematiche, le reali sfide che questo tema sottende. L'intervista di Folco Quilici forza e urge il senatore Matteoli, che è stato ministro dell'ambiente nello scorso governo e ha anche promosso un rinnovamento del codice ambientale nazionale, ha collaborato alla stesura di quello europeo e di quello internazionale del protocollo di Kyoto. Mette in luce questa intervista una centralità dell'uomo e dei soggetti sociali, che sono l'unico fattore decisivo, perché sono i fattori che leggono il reale, leggono il futuro, capiscono la sfida che è contenuta in una società complessa come la nostra. E come dice in un brano della sua postfazione Matteoli, la mia azione è sempre stata la consapevolezza del fatto che l'uomo, con le sue conoscenze, le sue capacità, la sua intelligenza, è sempre stato capace di superare ogni ostacolo. E dunque c'è fiducia di fronte alle emergenze dell'ambiente, ma ammonisce, ci vuole
quel realismo capace di intervenire sulla natura, sul mondo, sull'ambiente, e cita non poche volte anche il richiamo che la Chiesa fa all'ordine del creato e ha una visione di bene che è tutto ciò che è stato dato all'umanità. Io, come ordine di interventi e presentazioni, do la parola a Cesare per un saluto e anche per una breve introduzione al libro, poi a Roberto Formigoni e infine al senatore Matteoli. Molto bene, grazie. Naturalmente io ringrazio sia per l'ospitalità sia per la vostra presenza. È sempre bello trovarsi in queste occasioni a contribuire alla circolazione delle idee, che è quello che un editore deve fare per mestiere, possibilmente facendo circolare idee valide, idee buone. Sono stato molto contento di pubblicare questo libro, innanzitutto perché l'abbinata Folco Quilici Altero Matteoli è molto intrigante, come si dice. Folco Quilici, il grande documentarista, fotografo, scrittore, regista che tutti conosciamo, che ci ha affascinato attraverso la bellezza della natura, che viene a trovarsi in sintonia con un uomo politico, quindi con una persona che ha responsabilità pubbliche proprio in ordine alla salvaguardia, diciamo così, del creato. E poi perché da questo dialogo nasce una sensazione di grande equilibrio. Più volte il senatore Matteoli dice no all'integralismo ambientalista e altrettanto no al liberismo ad oltranza. Noi sappiamo che il problema ecologico viene stiracchiato dagli estremismi, in questo caso opposti, e invece questo equilibrio trova un suo fondamento proprio nella centralità dell'uomo, come ha ricordato anche Camillo Fornasieri. In definitiva, il messaggio, il fondamento, la radice biblica di una sana ecologia la troviamo proprio nel libro della Genesi, nei primissime pagine del libro della Genesi, quando leggiamo che Dio ha creato l'uomo e l'ha collocato nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Ecco, questa duplice missione che ha l'uomo: lavorare e quindi trasformare anche in senso culturale, perché Adamo è stato incaricato di dare il nome alle cose e quindi l'uomo è signore del creato, l'uomo, tutta la creazione ha il suo culmine nell'uomo, non però perché l'uomo usi e abusi della creazione, ma perché la custodisca anche. Mentre la trasforma, mentre svolge questo compito attraverso il lavoro di cultura, deve anche custodire, e in qui abbiamo appunto il fondamento di una ecologia rettamente intesa, che è compito anche evidentemente di chi ha responsabilità istituzionali nei confronti del bene comune. E sappiamo quanto è difficile, sappiamo quante anche polemiche e strumentalizzazioni, Kyoto, non Kyoto, tanti dubbi. La stessa carta ecologica in cui è stampato il libro mi lascia sempre un po' perplesso, perché alcuni sostengono che costa di più in inquinamento e in prodotti chimici sbiancare la carta riciclata che non abbattere le foreste, che poi si ricrescono. Ma comunque, insomma, va bene anche la carta ecologica quando la si vuole usare. Ma per dire che appunto il problema è estremamente complesso, e soltanto delle persone illuminate e responsabili possono affrontare, con il supporto della scienza, ma lasciando, come deve essere sempre, l'ultima parola alla decisione politica per quello che attiene al bene comune.
Certo, non è soltanto responsabilità istituzionale, e qui siamo nel grosso problema dell'educazione, perché è il cittadino che deve essere innanzitutto portato a non a rispettare l'ambiente e quindi ad assumere comportamenti che siano in linea con quanto si accennava. Io mi rendo conto che quando si fa l'appello all'educazione è un po' quello che Karl Kraus, che è uno dei miei autori, diceva: è la disperata decisione di operare i calli di un malato di cancro. Effettivamente tutto finisce in discorsi sull'educazione. Ma perché non siano soltanto discorsi, occorre che siano supportati da una decisione, ancora una volta questa è la parola, di intraprendere quelle azioni a lunga scadenza, perché il processo educativo è inevitabilmente lungo, ma la sagacia di chi ha il compito di decidere è sempre quella di prendere subito, con urgenza, le decisioni che avranno conseguenze a lunga scadenza. Il fatto che un fenomeno sia a lunga scadenza non è meno urgente, anzi è ancora più urgente di quelli suggeriti dalla attualità e dalla contingenza. Io mi fermo qui ringraziandovi ancora. Grazie. Parola Roberto Formigoni, molto interessato all'argomento, perché la Regione Lombardia anche per fatti di innovazione, di grandi cambiamenti, è molto in prima fila sul tema ambientale. Grazie. Ma io ho letto con molto interesse questo libro, che fra l'altro si legge facilmente, è scorrevole, è un libro intervista. Folco Quilli ci domanda e Altero Matteoli risponde. Risponde a partire dalla sua lunga esperienza di ministro dell'Ambiente, ma da quella che si percepisce essere un'ancora più lunga passione che è dentro di lui, è dentro la persona di Altero Matteoli, per tutto ciò che è ambiente, natura, per tutto ciò che è creato, universo, che ha a che fare con la vita dell'uomo. Quindi un bel libro interessante che fa piazza pulita di una serie di luoghi comuni, e l'ambientalismo è certamente uno dei campi in cui c'è più bisogno di fare piazza pulita di alcuni luoghi comuni che pretendono di definirsi ambientalisti e invece sono soltanto ideologici. E mi sono ritrovato molto spesso profondamente in sintonia con le osservazioni di Altero e anche con la sua esperienza concreta. A partire dall'impostazione generale, che è specificata anche nel sottotitolo, laddove il libro assume il tema di un viaggio nella cultura del fare. Cosa vuol dire la cultura del fare in questo specifico campo? Lo spiega in diversi passaggi nel libro, io ne ho isolato uno a pagina 26. Matteoli dice: ho sempre avversato la politica del divieto, che in nome di un malinteso ambientalismo ha creato danni al nostro paese. Parole pesanti, capaci di suscitare vespai di polemiche, ma parole giuste che io condivido. Ho sostituito la politica del no, quella del consenso, del fare, ma del fare bene, trasformando progressivamente le scelte ambientali da divieto in opportunità. È così. Io credo che la sensibilità ambientalista, che è certamente cresciuta in questi anni nella popolazione e che sta crescendo, e che io reputo un fatto molto positivo, debba però essere orientata, aiutata ad orientarsi in questa direzione. Mentre invece vediamo in campo forze molto potenti che vogliono utilizzare
questa sensibilità ambientalista per dirigerla in una logica del divieto, del blocco, del fermi tutti, anzi torniamo indietro, perché quello che è stato fatto dall'uomo è solo errore, è solo sbaglio, ritorniamo ad una mitica condizione naturale del mondo, perché l'uomo è una sorta di cancro del mondo, è una sorta di virus che avvelena la terra e da cui la terra va liberata. Invece la nostra impostazione, e dirò tra un passo dove origina questa nostra impostazione, è tutt'altra. La nostra è un'impostazione di chi vuole cogliere l'ambiente come opportunità e di chi vuole, facendo, contribuire a conservare, a custodire l'ambiente che è stato dato in dono all'uomo, ma appunto con una posizione attiva, attraverso l'iniziativa, attraverso il lavoro, con un atteggiamento positivo nei confronti della realtà. Ecco, dicevo un istante fa, su che cosa si poggia questa differenza di impostazione radicale che oggi si può vedere tra chi affronta l'ambiente in termini di proibizionismo e chi, come noi, dico noi perché appunto mi riconosco nell'impostazione di fondo di Altero, coglie e vuole utilizzare l'ambiente come opportunità. E la differenza è tra chi ha una visione antropocentrica della natura e chi della natura ha una visione neopagana, panteistica, regredendo di millenni nella storia. Visione antropocentrica della natura, cioè visione giudaico-cristiana, quella di chi ritiene che l'obiettivo fondamentale che dobbiamo proporci è quello dello sviluppo integrale della persona, aiutando la persona a svilupparsi integralmente. Dentro questa prospettiva noi aiutiamo anche lo sviluppo positivo del rapporto tra persona e ambiente. Visione antropocentrica della natura, che è quella di chi osserva, perché non c'è bisogno di fare della teoria, basta osservare, che la natura senza l'uomo normalmente degrada. Certo, la natura senza un uomo intelligente e appassionato della natura stessa. Se l'uomo diventa un barbaro devastatore, è evidente che non è così. Visione antropocentrica di chi sa che le risorse della natura non sono un fatto semplicemente naturale, ma anche culturale. Le risorse della natura sono tali anche grazie all'ingegnosità dell'uomo. L'uomo quindi è la prima risorsa della natura. Se io penso alla mia regione, alla Lombardia, a quanto essa oggi è verde, fertile, laboriosa, non posso che ricordare che 1000 anni fa la mia Lombardia era un susseguirsi di distese paludose, incoltivabili, malsane, e che è stata soltanto l'iniziativa degli uomini, specificamente dei monaci, soprattutto dei monaci dei secoli passati, che con un lavoro instancabile ha trasformato quell'ammasso desertico, paludoso, acquitrinoso in una risorsa straordinaria quale è la Lombardia oggi. Ma la stessa risorsa fondamentale dell'acqua è risorsa per l'uomo, in quanto l'opera dell'uomo ha, ad esempio, costruito gli acquedotti per portare l'acqua a disposizione di tutti oggi. Quindi, a partire da questa impostazione diversa, è chiaro che ne derivano conseguenze diverse anche sui temi dello sviluppo. È giusto parlare di sviluppo sostenibile, ma innanzitutto dovremmo ricordare che ad essere insostenibile e negativo è innanzitutto il sottosviluppo. Il sottosviluppo è fonte di sfruttamento dell'ambiente. Nei paesi in via di sviluppo i tassi di inquinamento sono 50 volte superiori
a quelli dei paesi più sviluppati. E parlo di paesi in via di sviluppo come Messico, India, Cina, Brasile, quindi paesi che sono immediatamente a ridosso di quelli del G8. Dice Matteoli in un altro passaggio: conservare la natura non è solo preservare le singole specie e i loro habitat, quanto piuttosto costruire un insieme di azione tali da investire tutte le componenti ambientali in cui l'uomo ha un ruolo strategico e fondamentale. Ecco, poi sono d'accordo con Matteoli quando lui passa a delineare anche il metodo con cui sviluppare questa cultura del fare in campo ambientale. Ne parla soprattutto nel primo capitolo e nel quarto capitolo. Il metodo che è quello di mettere in atto un confronto a 360 gradi con tutti coloro che hanno veramente il desiderio di risolvere i problemi e di migliorare le decisioni assunte. E questo è proprio la prima virtù che è chiesta a chi ha la responsabilità di governare. Chi governa non può limitarsi ad esporre una teoria. O ci sono stati, e magari ci sono anche, dei ministri dell'ambiente che si limitano ad esporre la loro teoria e a vietare tutto ciò che non è conforme alla loro teoria. Ma chi abbia invece la responsabilità, chi capisca cosa vuol dire avere la responsabilità di governare, cioè di aiutare a fare, non può scegliere questa impostazione, ma non può neanche pretendere appunto di imporre dall'alto la propria visione, per quanto giusta essa possa essere. È un metodo che noi in Lombardia abbiamo chiamato il metodo del partenariato, della programmazione negoziata. C'è la capacità, la voglia di radunare attorno allo stesso tavolo tutti gli attori in campo per trovare insieme, faticosamente e pazientemente, la strada giusta, la strada possibile, anche di fronte a problemi straordinariamente gravi. Quando io divenni per la prima volta Presidente della Regione Lombardia nel 1995, appena eletto mi trovai a dover gestire la più grave crisi dei rifiuti della storia d'Italia, la più grave fino a quella attuale della Campania, perché quella della Campania di oggi non ha limiti e credo che rimarrà un primato mondiale per lunghi secoli. Ma allora, due mesi dopo la mia elezione, Milano era invasa dai sacchi neri. Si imponevano decisioni drastiche e però anche la necessità che queste decisioni drastiche, perché non c'erano molti metodi per poter risolvere quello, bisognava fare ricorso alle tecnologie, usare le tecnologie più innovative, dichiarare chiusa l'epoca delle discariche e aperta l'epoca dei moderni inceneritori e termovalorizzatori, scelte non facili che assunsi e che in poche settimane risolsero la situazione di crisi, ma proprio per, anche qui, il forte vento contrario a questo tipo di realizzazioni occorreva fossero spiegate, dialogate, nel tentativo e nella volontà di convincere la maggioranza dei cittadini. Non tutti, perché sappiamo che ci sono sempre dei gruppuscoli che sono comunque e per principio contrari. E difatti anche in quell'occasione furono contrari. Ma quando tu hai con te non soltanto la maggioranza della popolazione, ma una forte maggioranza della popolazione, puoi anche fregartene dei veti contrari. Certo, poi ti mandano a processo, come è successo a me. No, io sono stato mandato a processo 3 volte per motivi ambientali. Io che ero quello che avevo chiuso le discariche, e una discarica, fra l'altro, di proprietà di un certo signor Paolo Berlusconi, fui accusato di aver favorito il signor Paolo Berlusconi. Gli avevo chiuso la discarica, che lui aveva di cui era legittimamente proprietario e su cui lucrava legittimamente dei guadagni, ma chiudendogli, impedendogli di continuare a guadagnare, lo avevo favorito. Non so come, ma un paio di GIP sostennero questa tesi, il giudice gli disse di no. Vi ringrazio dell'applauso e questo testimonia che la divagazione non è stata del tutto sbagliata. Vi ringrazio. Ma torniamo al tema.
Voglio dire, poi concludo perché la parte più importante la svolge il Ministro. È un libro che pur dalla sua snellezza, come ho già detto, 100 pagine, è completo, si parla di energia, si parla del protocollo di Kyoto, si parla dei parchi e delle foreste, si parla delle acque, si parla insomma, si parla del tema dell'inquinamento atmosferico, su cui molte cose sarebbe interessante dire, ma io voglio chiudere citando i due ultimi temi di cui Altero parla nel capitolo 9, sotto due titoli: investire sulla conoscenza ed educazione. Anche qui sono d'accordo con Altero, il tema ambientale va declinato con un grosso investimento sulla conoscenza e quindi sull'educazione all'ambientalismo. Investire sulla conoscenza dei fenomeni è il fattore chiave per affrontare efficacemente le politiche ambientali. Bisogna che la gente sia messa a contatto con dati veritieri. E anche qui è una battaglia, amici. Talvolta si dice che i numeri sono inoppugnabili. Non è mica vero. In campo ambientalista non è affatto vero. Tu puoi spendere miliardi per mettere in piedi dei sistemi di monitoraggio modernissimi, avanzatissimi e sicuri. Puoi coinvolgere le università nel far controllare questi strumenti che ti dicono, ad esempio, che il livello dell'inquinamento dell'aria è X, trovi sempre una signora, magari di buona famiglia, magari la cui famiglia non si esercita in attività ecologiche, ma poco ecologiche, la quale va in giro con la sua macchinetta e pretende di dirti che il livello di inquinamento non è X, ma due volte X, tre volte X, quattro volte X. E ovviamente i giornaloni danno spazio alla signora di buona famiglia, non danno spazio ai monitoraggi scientifici. Quindi bisogna... È una signora del tutto immaginaria, vorrei che fosse... Non vorrei che qualcuno maliziosamente pensasse a dei nomi e dei cognomi. Il riferimento è assolutamente indipendente da qualunque fatto di realtà. Allora, dicevo, bisogna appunto investire sulla conoscenza e bisogna educare, perché le misure ambientali che dobbiamo prendere a volte sono misure anche faticose, che comportano, che richiedono un sacrificio ai cittadini, devono essere il più possibile condivise. E quindi condivido l'appello di Matteoli ad una maggiore educazione ambientale nelle scuole, perché sono temi che bisogna cominciare a insegnare da piccoli verso un'etica della responsabilità. L'etica della responsabilità è l'atteggiamento giusto del XXI secolo ed è giusto anche e molto in questo settore. Dunque, grazie ad Altero Matteoli per il libro che ci ha presentato, grazie per la sua esperienza, grazie per la sua battaglia che prosegue e grazie a voi che ci state ascoltando. Prima di dare la parola al senatore Matteoli per il suo intervento, vorrei ricordare che questo libro è proprio un'anteprima per il meeting, è stato appena editato e dunque la prima presentazione pubblica, ma seguirà quella, diciamo, di ufficialità anche legata al territorio della responsabilità e della politica dell'amministrazione il 22 settembre alla Biblioteca del Senato, dove interverrà il Cardinal Martino. Senatore Matteoli, a lei la parola e grazie. Grazie. Io prima di tutto desidero ringraziare voi per la vostra presenza, il meeting di Rimini che mi dà questa opportunità, il dottor Fornasieri per il modo in cui ha introdotto questo nostro incontro e naturalmente la casa editrice Aris e il dottor Cavalleri per averlo pubblicato e per essere qui con noi. A Roberto Formigoni, io in 5 anni che ho fatto il ministro abbiamo avuto tanti momenti di incontro per cercare di risolvere i problemi che riguardavano il territorio nazionale, che riguardavano la Lombardia. Ricordo con molto piacere uno dei primi incontri avvenuto subito dopo la mia nomina a ministro, quando
si era interrotto il percorso per la costruzione dei depuratori e trovammo il modo per andare avanti e per completarli. Perché questo libro? Non vi scandalizzi il motivo perché ho voluto questo libro con Folco Quilici. Io conosco Folco Quilici da tanti anni, ma ho incominciato a frequentarlo soprattutto nel 1994. Folco Quilici ha una casa a Roma dove ha un piccolo giardino, dove spesso la sera in questo giardino c'è una specie di dibattito, incontri culturali tra persone che vengono invitati a casa sua, 5, 6, 10 persone. E ricordo che nel 1994, in quell'estate, spesso in quel confronto con Quilici c'era anche il professor Renzo De Felici, oggi è scomparso, che frequentava molto la casa di Quilici, e la sera ci incontravamo e parlavamo certamente d'ambiente. Voi sapete chi è Quilici, ma il libro nasce perché nel 1994, quando anche allora fui nominato ministro dell'ambiente, con una cosa che ho detto tante volte, ho raccontato anche qui negli anni passati al meeting, io andai a letto sapendo di essere ministro dei trasporti e la mattina mi trovai ministro dell'ambiente. Capita in politica molte volte, capita questa cosa. E uno dei primi incontri che io feci allora come ministro fu in una sala della Camera dei Deputati, dove ci fu una tavola rotonda con alcuni docenti universitari, tra i quali un docente dell'Università di Bologna, molto noto nel mondo ambientale perché aveva scritto diversi libri. E in quella tavola rotonda io fui accusato, fui messo sotto processo dal professore universitario, il quale mi disse che io non potevo fare il ministro dell'ambiente perché io avevo dichiarato nella relazione di presentazione del programma di governo, che avviene sempre dopo un nuovo governo nella commissione di merito, avevo dichiarato che io avevo una cultura antropocentrica e quindi mettevo all'uomo al centro di tutto. Questo era completamente sbagliato, perché l'uomo, l'animale e la pianta deve essere messo sullo stesso piano. E tutta la tavola rotonda, che durò un'ora e mezzo, in ogni intervento questo professore mi accusava e mi diceva che non potevo fare il ministro dell'ambiente. Naturalmente, per chi ha origini politiche come la mia, questo è un incentivo invece a continuare a farlo. Lo feci, e quando poi, dopo pochi mesi, fummo mandato a casa, ma appena ci fu l'occasione nel 2001 di tornare al governo, io dissi molto chiaramente al Presidente del Consiglio: io desidero tornare a fare il ministro dell'ambiente, anche se mi volevano dirottare in un altro dicastero, dicendo che questo dicastero era molto più importante, ma io volevo tornare lì perché mi sembrava in quegli anni di aver capito che potevamo fare qualcosa, e soprattutto di invertire una rotta che dava la salvaguardia ambientale appannaggio soltanto di alcune forze, di alcune associazioni, e non dell'uomo in generale. E in questi 5 anni che ho fatto il ministro ho cercato di farlo cercando di dare una politica ambientale al nostro paese. Con Roberto, io spero di non sciupare le cose che ha detto Roberto Formigoni, perché lo ha detto molto bene, con la politica del fare e soprattutto con una visione pragmatica delle cose, partendo da un presupposto di fondo. Io sono convinto che l'uomo nella sua vita ha creato danni all'ambiente, ma io sono altrettanto convinto che quell'uomo avrà la capacità non solo di rimediare, ma di andare avanti, di far crescere, di sviluppare. Insomma, bisogna salvaguardare l'ambiente, ma anche difendere le attività che insistono sul territorio. Non si può praticare la cultura del no a tutto. L'ultimo premio Nobel della chimica, se andiamo a leggere la motivazione, è più un premio Nobel per l'ambiente che per la chimica. Ha scritto un libro,
dove in questo libro scrive, secondo Verità, che 5 milioni di anni fa nel deserto del Sahara c'erano delle bellissime foreste. Oggi c'è un deserto. Se fossero vissuti certi ambientalisti di un certo tipo, avrebbero detto, vedi, le foreste scompaiano, l'uomo fra 30 anni scomparirà dalla terra, eravamo forse 5 milioni di anni fa, non so, 10 milioni di uomini, oggi siamo 6-7 milioni, 6 miliardi, il mondo è cresciuto, siamo sviluppati, abbiamo raggiunto obiettivi, è cresciuto il benessere, lo sviluppo c'è stato. Io sono convinto che questo lo si possa, che l'uomo possa continuare a far sì che tutto questo mondo si possa salvaguardare. Ed allora delle scelte bisogna farle. Perché abbiamo voluto, e lo dico nella intervista, abbiamo voluto un codice ambientale, una legge quadro, una legge cornice, come si suol dire. Perché la legislatura che c'era fino al 2001 era una legislatura dell'emergenza, ma non per colpa di nessuno. Arrivava un'alluvione e si legiferava immediatamente, c'era un terremoto e si legifera immediatamente. Sì, e in questo modo si erano sovrapposte norme, l'una in contrasto con l'altro, e quando il cittadino, soprattutto il piccolo imprenditore, perché la grande industria ha un ufficio che gli consente di occuparsi dei problemi ambientali, ma pensate l'artigiano, il piccolo imprenditore, che non può mettere un impiegato o due impiegati a occuparsi di questo. Bisognava mettere chiarezza in tutto questo, dare un codice ambientale in modo che ci fossero punti di riferimento precisi. E qual è stata la filosofia di tutto questo? Il prima considerazione che ci ha portato a presentare, a far approvare dal Parlamento questa norma, la prima è quella della possibilità di salvare l'ambiente e di considerare la salvaguardia dell'ambiente non soltanto un problema, ma anche una opportunità, una grande opportunità anche da un punto di vista imprenditoriale. Basta fare delle scelte. La produzione di energia indiscutibilmente è un problema che riguarda l'ambiente, può rappresentare un vulnus molto forte con l'ambiente, la produzione di energia, ma se noi siamo capaci di produrre energia attraverso un mix, perché essendo usciti dal nucleare, oggi non possiamo risolvere sic de simpliciti tornando al nucleare, perché il nucleare, per poter tornare, occorrono 10, 15 e forse qualche anno in più. E allora le soluzioni vanno trovate con ciò che rende possibile immediatamente la soluzione del problema, o comunque in un anno o due. Ed allora termovalorizzatori, rigassificatori, queste sono le cose che possiamo fare per produrre energia. Una parte la possiamo fare con il carbone pulito, visto quello che oggi le tecnologie consentono, perché anche di questo bisogna parlare, e parlare dei termovalorizzatori. Per esempio, io sono solo un politico, non sono un tecnico, e quando si è parlato dei termovalorizzatori, prima di dire di sì, io sono andato a visitare i termovalorizzatori. Sono andato a Brescia perlomeno 10 volte nei 5 anni che ho fatto il ministro. Sono salito in cima al camino, con la mano dove usciva il fumo e la mano restava pulita, non c'era puzza, non c'era niente. Arrivi a 20 metri dal termovalorizzatore e non hai idea di cosa c'è dentro, se c'è una fabbrica di camici o di pantaloni, e invece si smaltiscono rifiuti. Sono andato ad Amburgo, sono andato a Parigi, sono andato in tutte le grandi città europee dove il termovalorizzatore ormai è diventato per lo smaltimento di rifiuti, per onde consentire alle discariche finalmente di chiuderle. E in Italia questo non si può fare, perché c'è una ideologia del no a tutto che porta a dire no alla discarica, che porta a dire no al termovalorizzatore. E cosa si sostiene?
si sostiene che bisogna produrre meno rifiuti. Benissimo, siamo tutti d'accordo, ma quelli che produciamo come arriviamo a smaltirli? In qualche modo dobbiamo farlo. E quella dipinta da Roberto Formigoni, i comitati che nascono contro, io sostengo che se in democrazia nasce un comitato che protesta per una qualsiasi cosa, il responsabile delle istituzioni ha il dovere e l'obbligo di dare tutte le informazioni possibili e immaginabili, di mettere a disposizione tutto ciò che lui conosce, ma poi ha anche l'obbligo di decidere. Ha l'obbligo di decidere, perché altrimenti si rischia di dire no a tutto. Io racconto la fine di un libro, di un film, no, dove è tutto incentrato su nasce una nuova scuola o si abbatte un albero. Tutto il film si discute se nascere una scuola o abbattere l'albero. Alla fine del film non si fa la nuova scuola e non si abbatte l'albero, ma la scuola per i ragazzi non c'è. Ecco, io non vorrei fare questa fine. Dobbiamo decidere se quell'albero va abbattuto, si danno tutte le informazioni possibili e immaginabili, ma quell'albero si abbatte perché la scuola è, l'albero è importantissimo, ma viva Dio, la scuola per educare i nostri figli è più importante di un albero, a mio avviso. Ecco, se questa filosofia ci ha accompagnato in questi anni e ci ha fatto far uscire questo modesto contributo per cercare di far capire che l'uomo è nelle condizioni di affrontare questo problema, e sull'educazione nelle scuole. Nel 1994, allora il ministro della pubblica istruzione era il senatore D'Onofrio. Noi, io anche allora, come ho già avuto modo di dire, ero ministro dell'ambiente, facemmo un accordo per portare nelle scuole, un accordo di programma, come si suol dire, per cercare di portare nelle scuole l'educazione ambientale, ma non partendo dalle scuole superiori, perché il ragazzo a 15 anni culturalmente, da questo punto di vista, è già formato. Nelle elementari facemmo questo accordo, il governo, come voi sapete, durò poco, ma non avevamo le risorse, quindi nonostante questo accordo poche cose furono fatte. In questi anni, dal 2001 al 2006, nelle scuole è cresciuta notevolmente, non quanto io avrei voluto, ma comunque. Fino ad ora però tutto questo è affidato un po' alla buona volontà del maestro, dell'insegnante, che non è ancora istituzionalizzato come io vorrei, perché l'educazione ambientale, quella secondo verità e no, ripeto, con quella cultura del no a tutto, io credo che sia indispensabile per formare le giovani generazioni. È un problema difficile, certo che è un problema difficile, un problema scarsità di risorse, certo, ma quanto è costato in Italia? Non voglio andare da altre parti, in non intervenire in tempo su tutto questo, quanto è costato al cittadino per quanto riguarda, per esempio, le slavine, per quanto riguarda gli smottamenti, per quanto si è calcolato che costa 7 mila miliardi di vecchie lire per 10 anni. Il conto è stato fatto dal 1992 al 2002. Ogni anno si è speso 7 mila miliardi di vecchie lire per mettere in sicurezza il territorio. Se una politica invece che porta a intervenire prima, ma non in termini, come posso dire, del no, ma in termini del sì, della produzione, e convincere poi le imprese che la salvaguardia ambientale può essere anche una ricchezza. E da questo punto di vista voglio dire, voglio rubarvi ancora soltanto 2 minuti, la coscienza ambientale nel nostro paese, ma io credo nel mondo, è cresciuta notevolmente in questi anni. E io voglio dire anche questo, Roberto, perché è giusto dirlo.
anche nel mondo imprenditoriale la coscienza ambientale è cresciuta notevolmente in questi anni. Nei budget delle imprese trovi una cifra per la salvaguardia ambientale. Quindi è più facile oggi affrontarlo. Ma se noi torniamo a dire loro che non si può realizzare nulla, che non si può far nulla, ebbene, amici, c'è il rischio che queste imprese rischiano veramente di lasciare il territorio nazionale. Invece noi bisogna dire a loro, dandogli il tempo necessario, di mettere in sicurezza i loro impianti, ed è possibile. Vi voglio dire, voglio farvi un esempio. In Toscana c'è una società chimica, la società chimica Solvay, che insiste nel territorio del comune di Rosignano Marittimo. Dico questo perché è un comune, io sono nato molto vicino da questo. Durante il governo, il nostro governo, abbiamo fatto un accordo di programma con questa società chimica. Questa società chimica è altamente inquinante, il cloro soda è altamente inquinante, produce attraverso celle a mercurio, quindi altissimamente inquinante. Abbiamo fatto un accordo di programma, il Ministero ha messo a disposizione una cifra, la proprietà ha messo a disposizione una cifra ancora più consistente. Con il mese di gennaio non ci sarà più la produzione con il mercurio, ma ci sarà con la cella a membrana, e noi avremo questa società che inquinerà quanto basta per non danneggiare la salute dei cittadini, perché anche su questo bisogna essere molto chiari. Se qualcuno pretende inquinamento zero non può rivolgersi né a un ministro né a un presidente della regione, deve rivolgersi al Padre Eterno, solo lui può fare. Noi non siamo attrezzati per poter fare miracoli di questo tipo, però per far inquinare quanto basta per non danneggiare la salute dei cittadini, questo io credo che l'uomo lo possa fare. E se ci crediamo, se andiamo avanti con questo tipo di politica, che poi non è soltanto una politica, consentitemi e chiudo così, è un fatto di ordine culturale. E io credo che l'uomo in questo momento sia attrezzato culturalmente per difendere l'ambiente, ma anche per chiedere che lo sviluppo del nostro paese e in generale si possa fare. La tecnologia e la scienza ha camminato tantissimo, ci consente di far questo, approfittiamone per mettere in sicurezza l'ambiente, ma anche per dare un futuro alle giovani generazioni. Grazie. Davvero un grazie a senatore Matteoli per questo libro e per il suo lavoro. Abbiamo ascoltato anche dagli interventi di Formigoni, di Cavalleri, che cosa sia questo fattore umano, e infatti le parole riecheggiate sono educazione, sono dialogo, sono ascolto, sono ottimismo e sono intrapresa. E lo ringraziamo per questo suo modo di fare politica, grazie Formigoni, e quindi anche per questo libro che ci ha offerto. Grazie, ministro.